L'altro aspetto di Bobbio che voglio ricordare è invece una cosa che si riferisce più all'attualità. Nel corso degli anni lui ha scritto una serie di scritti che poi sono stati raccolti in questo bellissimo libro pubblicato da Linea d'Ombra che si chiama L'elogio della mitezza. Dentro quel libro c'è, come dire, un primo confronto con una realtà che oggi è sotto gli occhi di tutti, che è la convivenza con l'altro. Voi più o meno i dati li sapete, quello che si chiama il saldo migratorio, cioè la differenza tra gli italiani che sono emigrati all'estero e gli stranieri che sono immigrati in Italia, per la prima volta ha un saldo negativo, cioè sono di più gli immigrati che gli emigrati nel 1973. Da allora in poi siamo arrivati a oggi, ci sono 5 milioni di stranieri in Italia e loro che producono il 10% del nostro prodotto interno lordo per un giro d'affari di 150 miliardi, ma queste sono cose che sapete. Bene, Bobbio scrive negli anni 90, quindi siamo, come dire, in una fase intermedia di questa realtà. Però in qualche modo, come dire, è totalmente consapevole che stiamo affrontando un passaggio del tutto inedito nella nostra storia. Noi mai abbiamo sperimentato la convivenza con l'altro in casa nostra. In 150 anni della nostra storia in Italia questa cosa non c'è mai stata. E quindi, come dire, è come se fossimo arrivati in qualche modo impreparati a questo confronto. Per noi l'altro è sempre stato una sorta di icona propagandistica, esotica, coloniale, razziale, faccetta nera, insomma, tutti questi stereotipi che avevamo ereditato dalla propaganda fascista, ma l'altro non aveva mai condiviso il nostro spazio di relazione, non era mai stato nei nostri spazi pubblici, non era mai stato, come dire, a contatto con i nostri interni domestici, non aveva mai convissuto con noi sui luoghi di lavoro, sulle piazze, nelle strade, nei negozi. Questa esperienza di una prossimità fisica, quindi non più remota, non più lontana, è un'esperienza inedita che lui colse subito proprio nei suoi tratti post-novecenteschi. Direi che questa è un'esperienza che consegna l'Italia a un post-novecento, insomma, no? Perché del tutto inedito. E lui vedeva in questa dimensione soprattutto un rischio, il rischio dello stereotipo, il rischio del luogo comune, ma soprattutto il rischio del pregiudizio. Lui diceva che il pregiudizio è la cosa peggiore, perché è il giudizio che tu dai presumendo di sapere e invece non sai. Quindi proprio il pregiudizio era proprio una sorta di totem culturale contro cui combattere. E lui aveva cercato di analizzare quello che stava succedendo, perché lui si ricordava di Torino, si ricordava non si affitta ai meridionali, chi va con i meridionali è una puttana, i meridionali che coltivavano il prezzemolo nella vasca da bagno, lui si ricordava tutta questa dimensione dell'impatto tra l'immigrazione meridionale e Torino. Però dicevo che stavolta l'altro è altro anche per i valori religiosi, per il colore della pelle, per la provenienza, per la lingua, cioè è un altro radicalmente diverso, non è l'altro del meridionale di 20 anni fa e di 30 anni fa. E questo altro, come dire, suscita due tipi di reazioni negative, ovviamente. E lui distingueva tra l'etnocentrismo e la xenofobia. L'etnocentrico è quello che sta bene a casa propria e basta. Lo xenofobo è quello che vuole che gli altri tornino a casa propria. L'etnocentrico è quello che vive rinchiudendosi in un ghetto. Lo xenofobo è quello che difende questo ghetto, che si rinchiude nel ghetto e lo difende. E lo difende con aggressività, percependo l'altro come una minaccia permanente, come un nemico permanente. Ecco, questo nella storia dei 150 anni dell'Unità d'Italia di cui parliamo non c'era mai stato. Cioè, nel fare gli italiani, i meccanismi di, come dire, di rapporto con l'altro non sono mai stati così costruiti nella dimensione dell'aggressività verso l'altro, nella dimensione dell'esclusione dell'altro. Ciascuno, ognuno è padrone a casa propria. Questo slogan chiude. Questo slogan non è inclusivo, è esclusivo. Siamo padroni a casa nostra e quindi qui recintiamo il nostro territorio. Guai a chi entra qui dentro. Bobbio ci ricordava, non la voglio fare troppo lungo, però ci ricordava che la differenza tra democrazia e totalitarismo
è proprio legato al fatto che il principio su cui si fonda il totalitarismo è il principio gerarchico e autoritario del ciascuno a suo posto.